Sebbene ancora condizionato dall'emergenza coronavirus, l'anno pastorale 2020-2021 si è aperto in diocesi con una gioiosa benedizione, l'ordinazione di 3 sacerdoti e di 3 diaconi tra i seminaristi. I 6 giovani sono stati consacrati il 26 settembre 2020 dal vescovo Massimo Camisasca in cattedrale a Reggio Emilia. I nuovi presbiteri sono Don Tommaso Catellani, 26 anni, della parrocchia di Santa Eulalia in Sant'Ilario d'Enza, membro della comunità sacerdotale Familiaris Consorzio, avviato allo studio della teologia liturgica alla Pontificia Università della Santa Croce. Don Matteo Tolomelli, 32 anni, della parrocchia San Martino Vescovo in San Martino in Rio, anch'egli appartenente alla comunità sacerdotale Familiaris Consorzio, che prosegue lo studio della teologia fondamentale alla Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale. Don Alessandro Zaniboni, 26 anni, della parrocchia Santi Pietro e Paolo in Pieve di Guastalla, avviato allo studio della teologia pastorale alla Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale. Nella prossima puntata di Vangelo e Vita ascolteremo le loro testimonianze. Hanno poi ricevuto l'ordinazione diaconale Sebastiano Busani, 32 anni, della parrocchia di Casalgrande, Paolo Lusvardi, 35 anni, di Rio Saliceto, e Marcello Mantellini, 38 anni, di origini tarantine, legato alla comunità di Bagnolimpiano e anche alle zone pastorali di Carpineti e Casina. La liturgia presieduta dal Vescovo Massimo è stata concelebrata dal Vescovo Emerito Adriano Caprioli, dal Vicario Generale Monsignor Alberto Nicelli, dal Rettore del Seminario Don Alessandro Ravazzini, dal Superiore della Comunità Sacerdotale Familiaris Consorzio Don Pietro Dani e da numerosi altri presbiteri. L'animazione liturgica era affidata al coro diocesano diretto da Giovanni Mareggini. Oggi, attraverso il sacramento dell'ordine, nei suoi gradi presbiterale e diaconale, Cristo prende definitivamente possesso delle vostre vite. Questo possesso che è iniziato con il battesimo, è proseguito nella confermazione e nell'Eucarestia, vive oggi una sua nuova tappa. Infatti il sacramento dell'ordine vi introduce a un rapporto di speciale identificazione con Lui. Se nel battesimo, nella confermazione e nell'Eucaristia scopriamo di essere Suoi, nel sacramento dell'ordine scopriamo di essere Suoi per essere mandati, perché il suo cuore, traboccante di pace, è assetato dei cuori degli uomini. Solo lasciandovi possedere interamente da Gesù, sarete in grado di portare agli uomini la luce che oggi Gesù vi dona. Monsignor Camisasca ha poi commentato le letture della 26esima Domenica del Tempo Ordinario, in particolare la chiamata di Dio che nel brano evangelico manda i due figli a lavorare nella vigna, sottolineando soprattutto la richiesta di conversione, cioè il passare continuamente dal no al sì rispetto alla volontà del Padre, che riguarda i due figli della parabola e quindi noi tutti. Il primo e il secondo hanno detto l'uno sì e ha fatto no, l'uno no e ha fatto sì. E perché uno alla fine è andato? Perché si è convertito, si è pentito. E Gesù poi richiamerà alla fine di questo Vangelo, dopo la parabola, ciò che è accaduto con Giovanni. Alla sua predicazione alcuni si sono pentiti, altri no. Sembra riflettere in se stesso l'amarezza di tanti no. Di
tanti no. Quindi com'è importante nella nostra vita il pentimento. Il passaggio dal no al sì. Voi oggi direte sì, ma questo sì dovrà essere ripetuto giorno per giorno, ora per ora. Perché i pubblicani e le prostitute hanno creduto al Battista? Perché, dice Gesù, si sono pentiti. E perché si sono pentiti? Perché davanti alla predicazione del Battista hanno sentito il profondo disagio del proprio cuore di fronte al proprio male. E hanno sentito la necessità di cambiare vita, di una adesione al Battista oppure a Gesù, nel caso della predicazione del nostro Salvatore, che poteva dar loro infinitamente più gioia di quello che avevano potuto provare nella loro esistenza. Entrare a lavorare nella vigna del Signore, prima ancora dunque che una coerenza morale, implica l'apertura alla conversione, cioè la coscienza del proprio male, della propria inadeguatezza e la supplica a Dio che ci strappi da noi stessi e ci introduca nella sua fedeltà. Cari fratelli, in ogni stagione della vostra vita, ogni giorno, ogni ora sarete e siamo chiamati a passare continuamente dal no al sì, cioè dalla tentazione di seguire Satana alla conversione e alla sequela di Cristo. L'ingresso nella volontà del Padre è la fede che suscita la contrizione per il proprio male e il desiderio della conversione. Come le prostitute e i pubblicani, anche voi, dal fondo del vostro disagio, scoprite che siete chiamati a qualcosa di ben più profondo di ciò che avete immaginato finora, di qualcosa che può riempire di luce la vostra vita. La vostra conversione, il vostro grido a Dio, non nascano da un intellettualistico sforzo di coerenza, ma dal fascino suscitato in voi dall'incontro con Cristo. Il cuore nuovo, scrive San Gerolamo, di cui quest'anno celebriamo i 1600 anni dalla morte, il cuore nuovo, scrive in un commento a Ezechiele, vuol dire credere in colui che prima abbiamo rifiutato. Il cuore nuovo vuol dire abbandonare le cose morte e credere in colui che è il Dio dei vivi. L'incontro con Gesù, con la sua umanità e la sua carità, smaschera il nostro male e genera in noi il fascino della vita nuova. La sua bellezza rende nauseante la nostra vita di prima e ci installa il desiderio del cambiamento. Oggi il mondo, ha detto ancora il Vescovo, sembra procedere nell'ateismo ed è in atto una vera e propria decostruzione di ciò che è nato dal cristianesimo.
Ciò che sta a cuore a Cristo e ai cristiani è aiutare l'uomo a salvarsi dalla dissoluzione e dalla dissipazione. Ecco che ritorna la parola conversione, perché il sacerdote è chiamato al medesimo sentire di Cristo, perciò all'unanimità e alla concordia. Forse il cuore dell'uomo fa fatica, non riesce, non accetta di convertirsi. E il corpo di Cristo in questo modo è dilacerato. Ma il cammino sacerdotale è il cammino in cui si diventa responsabili della comunità, cioè della comunione, in cui ciascuno di voi sarà responsabile dell'unità, in cui ciascuno di voi chiamerà tutta la comunità a identificarsi con la persona di Cristo. Abbiate gli stessi sentimenti di Cristo Gesù. Il termine greco che Paolo sceglie per riferirsi a Cristo è molto più denso di significato della traduzione italiana, così povera. Paolo non si riferisce innanzitutto alle emozioni, ma tratta della sorgente del pensiero e dell'azione. Prima ancora che dare indicazioni concrete di comportamento, ci invita a entrare nella mente e nel cuore di Cristo, a identificarci con il suo modo di guardare, di pensare, di parlare. Avere gli stessi sentimenti di Cristo significa entrare in uno stato permanente di conversione e quindi di gioia. Si tratta non solo e non semplicemente di seguire l'esempio di Gesù come una cosa morale, ma di coinvolgersi con Lui, tutta la nostra esistenza coinvolgersi nel suo modo di pensare e di agire. La preghiera deve condurre a una conoscenza e a un'azione nell'amore sempre più profonde con il Signore, per poter pensare, agire, amare come Lui, in Lui e per Lui. E questo è il mio augurio per ciascuno di voi, cari fratelli, che adesso, per l'imposizione delle mie mani, riceverete il sacro ordine del diaconato e del presbiterato. Il mio augurio anche per tutti voi che siete qui. Il mio augurio per tutte le persone che Dio vi farà incontrare nel vostro ministero, che mi auguro il più lungo e il più fecondo possibile. Possa la Madonna accompagnarvi in questo cammino di conversione, in questo vostro mettervi alla scuola di suo Figlio, custodendo e alimentando in voi stessi lo stesso fuoco di amore che brucia nel cuore di Cristo.